Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo lo stack GPRC Tucker F745BT, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Apriamo la confezione e vediamo subito cosa troviamo al suo interno. Abbiamo il flight controller, gli ESC, un cavo di potenza, dei cavetti per i collegamenti e una bustina con viti e accessori. Per finire abbiamo le istruzioni e alcuni biglietti da visita GPRC. Per quanto riguarda il cavo di potenza abbiamo un 14 AVG in silicone lungo 10 cm, il connettore è un AMAS XT60HM. Il condensatore è un 470 microfarad da 35V, il polo negativo è evidenziato da questa striscia a lato, fate attenzione a non invertire la polarità in fase di build. Vediamo ora le specifiche dello stack partendo dal flight controller. La GPRC F745BT è una scheda di dimensioni 30x30, con gommini soft mount per attutire le vibrazioni dei motori. Il processore è un F745 che risulta essere leggermente più performante dell'F722. La velocità di clock rimane invariata, ma questo processore dispone di più memoria. Di conseguenza abbiamo un numero maggiore di porte UART, bisogna dire però che già le UART di un F722 sono più che sufficienti, quindi un F745 non ha vantaggi sostanziali rispetto a un F722. Per quanto riguarda il giroscopio, questa scheda ne ha due integrati, un M+6000 e un ICM42688P. Specifichiamo subito che Betaflight utilizza un solo giroscopio per volta e dobbiamo considerare il secondo come un giroscopio di scorta da attivare nell'eventualità che il primo stia funzionando male. Il giroscopio predefinito del flight controller è l'M+6000, mentre l'ICM risulta essere disattivato. Sul lato destro della scheda abbiamo il connettore USB di tipo C per l'aggiornamento e per la configurazione di Betaflight. Qualora volessimo aggiornare il flight controller, il target da usare è GPRC F745BTHD. Come possiamo notare, il layout superiore della scheda è molto pulito e privo di pad. Possiamo infatti usare tutti i connettori per assemblare il nostro modello. Partendo da questo lato infatti abbiamo il connettore per un buzzer autoalimentato, quello per gli ESC, quello per la videocamera FPV analogica, il connettore per la ricevente, quello per una VTX digitale e infine quello per le VTX analogiche. Qui notiamo questa componente rossa, si tratta del Bluetooth integrato. Tramite connessione Bluetooth infatti potremo configurare la nostra scheda tramite applicazione SPDB senza dover usare adattatori esterni o cavi OTG. Questa funzionalità non è indispensabile, ma a seconda dei casi può ritornare utile e rende le configurazioni sul campo una cosa semplice e veloce. Per avviare il collegamento tramite Bluetooth, avviamo l'applicazione SPDB e alimentiamo il flight controller. Poi clicchiamo sul più qui in basso. Perfetto, l'app ha trovato la scheda. Seleziono questo, poi GPRC. Qui salto, impostare una password non è necessario. Perfetto, il flight controller si è collegato al telefono, ora posso configurare la scheda tramite l'applicazione SPDB. Passando alla parte sottostante della scheda notiamo come siano presenti tutti i pad per saldare i cavi. Per chi preferisse muoversi in questo modo sono disponibili tutti i pad che servono. In particolare abbiamo i pad per il GPS compresi di SDA e SCL. Se avete un GPS dovete collegarlo qui, visto che comunque nella parte superiore non è presente un connettore dedicato. Per quanto riguarda il barometro, ne abbiamo un integrato di tipo BMP280. La scheda Tucker F745 dispone di un doppio back, uno da 5V a 3A, l'altro da 12V a 2.5A. Il back a 5V serve per le videocamere analogiche, le riceventi e il GPS, mentre quella a 12V per le VTX. In ogni caso fate riferimento ai manuali delle vostre periferiche per verificare che tensione supportano e dove sia meglio collegarle. Per quanto riguarda la memoria integrata, la Tucker dispone di ben 512 MB, che ci permettono di fare il tuning in tutta tranquillità senza doverci preoccupare che la memoria interna stia finendo. Il sistema vede la memoria integrata come proveniente da microSD, questo potrebbe dipendere dal fatto che si tratta di una memoria di grosse dimensioni, in ogni caso nel dubbio lasciate le impostazioni così come le vedete perché sono quelle di fabbrica.
Passiamo ora all'analisi degli ESC GPRC Tucker 60A. Come possiamo notare, anche questa scheda dispone di gomini soft mount. I pad per saldare il cavo di potenza sono abbastanza grandi e ben separati tra loro, in questo modo non rischieremo dei cordi in caso di saldature un po' abbondanti. La stessa cosa però non si può dire dei pad motore, le componenti infatti risultano piuttosto vicine e bisognerà prestare attenzione nel momento in cui salderemo i cavi. Nella parte centrale notiamo un buon numero di condensatori ceramici che andranno a filtrare il rumore elettrico degli ESC. Questa componente indica che gli ESC dispongono di sensore di corrente, questo è ideale per chi volesse misurare gli ampere consumati durante il volo. La connessione ESC Flight Controller avviene tramite connettore posto nella parte superiore della scheda, eventualmente però se preferiamo è possibile saldare i cavi nella parte inferiore. Come possiamo notare, oltre ai pad di connessione sono presenti tutti i pad motore e quelli per il cavo di potenza, questo ritorna molto utile se per un qualsiasi motivo non possiamo usare quelli sopra. Gli ESC GPRC Tucker supportano una corrente continua di 60A con un picco di 65A per 5 secondi. Possiamo quindi abbinare questi ESC a qualsiasi motore per droni FPV da 5 pollici, anche quelli di fascia alta che solitamente hanno assorbimenti di corrente piuttosto alti. Questi Tucker 60A sono degli ESC 8-bit con firmware BlueJay 0.19 a 24 kHz già installato. Avremo quindi a disposizione la compatibilità con D-Shot 300, D-Shot 600 e il bidirectional D-Shot, in modo ad attivare gli RPM filter su Betaflight. Il target degli ESC è BX30. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali, lo stack GPRC Tucker F745BT risulta un ottimo prodotto ma solo a metà. Il flight controller è decisamente sopra la media, buon processore, buona memoria, layout pulito, due giroscopi e connessione Bluetooth, abbiamo tutto quello che serve e non manca nulla. D'altro canto però degli ESC 8-bit non sono proprio quello che ci si aspetta quando si compra un prodotto di fascia alta. Sicuramente la qualità costruttiva e gli ampere indicano che abbiamo di fronte un buon prodotto, tuttavia un ESC 8-bit, soprattutto se abbinato a un flight controller di fascia alta, risulta una scelta non proprio ottimale. A tal proposito, data la chiusura del progetto BLL32, sarebbe stato più indicato puntare sul nuovo firmware AM32, che sta prendendo piede nella community e sta venendo sempre più supportato dai produttori. In ogni caso anche con BlueJay abbiamo a disposizione la compatibilità con D-Shot 300 e 600, gli RPM filter e il bidirectional D-Shot, c'è quindi da apprezzare il fatto che GPRC abbia investito su un firmware stabile e sicuro come BlueJay, piuttosto che delle versioni posticce di BLL32 come stanno facendo altri produttori. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.